Un cordiale buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati. Prima edizione del TG6, il nostro telegiornale che si apre parlando di post-sisma perché a quasi 7 anni dal terremoto del 2016 sono infatti ancora 700 i nuclei familiari nel comune di Teramo a vivere fuori casa e a richiedere il contributo di autonoma sistemazione. La scadenza per la domanda del CAS è prevista per il prossimo 15 settembre. L'amministrazione comunale invita i cittadini a recarsi nello sportello dedicato al Parco della Scienza, dove i volontari del CSV di Teramo aiuteranno l'utenza a completare le richieste. Ci dice tutto nel servizio Tania Bonnici Castelli. Nel comune di Teramo sono 700 i nuclei familiari che vivono ancora fuori casa dopo il terremoto del 2016. La maggior parte di loro è rappresentata dagli inquilini ATER. Ad ogni famiglia viene assegnata una cifra per l'autonoma sistemazione con un costo bimestrale di 1.200.000 euro erogati dalla protezione civile ma anticipati dall'amministrazione comunale. Il 15 settembre è il termine ultimo per richiedere il contributo CAS e il comune ha messo a disposizione degli utenti uno sportello al Parco della Scienza, dove i volontari del CSV di Teramo assistono i cittadini nel compilare la richiesta. Doveroso da parte dell'amministrazione è un ringraziamento al CSV che si è messo a disposizione per l'apertura di questi due punti, questi due sportelli che servono soprattutto per dare aiuto a tutte quelle persone che devono ripresentare la domanda per i requisiti del CAS e che in questa nuova forma, cioè questa telematica, avevano avuto grandi disagi. Il 15 settembre è la data ultima per presentare l'istanza, quindi oggi noi ricordiamo a tutti quanti di venire qui, di recarsi agli sportelli e di presentare la domanda, pena altrimenti esclusione dal CAS. Quante persone hanno bisogno del CAS? Attualmente contiamo ancora 700 nuclei, la gran parte dei nuclei è riferita agli inquilini delle case ATER, quindi dell'edilizia popolare, mentre l'edilizia privata sta andando avanti, quindi meno male molti nuclei sono rientrati in casa. Ogni 2 mesi il Comune di Teramo ha deciso da quest'anno di anticipare il CAS, quindi con fondi propri che poi verranno rifondati con i soldi della protezione civile che purtroppo è spesso in ritardo. E se la ricostruzione privata procede abbastanza celermente, il sindaco D'Alberto parla dell'80% di pratiche risolte, la ricostruzione pubblica segna il passo e i cittadini sono davvero esausti. Molti di loro vivono ancora in albergo da 7 anni. In maniera sinergica dobbiamo portare avanti questa ricostruzione perché non è più concepibile che gli abitanti dell'edilizia popolare siano ancora fuori casa. Dal 2016 ad oggi, qual è la sua storia? La mia storia è uguale a tutti gli altri paesani di Spiano, che stiamo attendendo che si faccia tutte le abrogazioni delle case e su non è mai stato possibile dal 2016 adesso avere qualcuno che si impegnasse veramente a ricostruire il paese. Siamo abbandonati a noi stessi. Parliamo ora di lavoro. L'INPS ha stilato i dati riguardanti i percettori di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza. In Italia in totale si tratta quasi di 2 milioni e mezzo di persone. Vediamo. Nel mese di luglio sono stati 1.170.000 i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, con 2 milioni e mezzo di persone coinvolte e un importo medio di 551 euro. Secondo i dati diffusi dall'osservatorio dell'INPS, nei primi 7 mesi del 2022 i nuclei beneficiari di almeno una mensilità del reddito di cittadinanza sono stati 1.600.000, per un totale di 3 milioni e mezzo di persone coinvolte. Nel mese di luglio la platea dei percettori è composta da 2.170.000 cittadini italiani, 226.000 cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno e 88.000 cittadini europei. Per i nuclei con presenza di minori l'importo medio mensile è di 682 euro e va da un minimo di 590 per i nuclei composti da 2 persone a 742 per quelli composti da 5 persone. I nuclei con presenza di disabili sono quasi 197.000 con 4
442.000 persone coinvolte. L'importo medio è di quasi 490 euro, con un minimo di 382 per i nuclei composti da una sola persona, a 702 per quelli composti da 5 persone. 443.000 le persone beneficiarie al nord, 340.000 al centro, oltre 1.700.000 nell'area sud e isole. In Abruzzo, nel periodo da gennaio a luglio 2022, sono stati 30.605 i nuclei beneficiari di reddito, pensione e di cittadinanza, per un totale di oltre 60.000 persone coinvolte. L'importo medio mensile calcolato dall'INPS è di 522 euro. Nel solo mese di luglio circa 22.000 nuclei percettori, di cui più di 5.000 in provincia dell'Aquila. Importo complessivo stimato di 520 euro, 497 nell'Aquilano. Ora parliamo di cronaca giudiziaria. La Procura della Repubblica di Avezzano ha iscritto 3 persone sul registro degli indagati per la morte della bimba travolta e schiacciata da un'altalena a San Pelino, frazione di Avezzano. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, si tratterebbe del parroco della chiesa dove insiste l'oratorio, Don Antonio Allegritti, il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, ed il dirigente comunale Antonio Ferretti. Le ipotesi sono quelle di omicidio colposo. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, ci spostiamo a Pescara, dove il Comune ha presentato il progetto esecutivo per l'adeguamento dei locali della ex stazione marittima del porto a sede della nuova asta del pesce. Cambia così volto la banchina sud del porto di Pescara. Vediamo. L'amministrazione comunale continua a lavorare, ad investire sul porto. L'opera che presentate oggi è un'opera di grande rilevanza. Sì, credo che non ci siano mai stati nel tempo investimenti così importanti e così concreti sulla zona portuale e sulla zona delle due riviere, perché oggi noi presentiamo il nuovo mercato ittico all'ingrosso, che spostiamo dalla zona nord alla zona sud all'interno del porto canale, dove in passato c'era la stazione marittima, che ovviamente sarà spostata a ridosso del nuovo porto, più verso la diga foranea. Invece questa costruzione sarà utilizzata per il nuovo mercato ittico all'ingrosso, perché la zona nord oramai ha assunto un'altra vocazione, ha assunto la vocazione turistico-culturale. La zona sud del porto sarà una zona a disposizione delle attività marinare, tant'è che all'interno di quest'area realizzeremo, attraverso il FLAG, anche un laboratorio di lavorazione del pesce pescato dalla nostra marineria. Oltre 1 milione di euro finanziati interamente dalla Regione Abruzzo, perché il Comune ha partecipato ad un bando regionale e si è piazzato al primo posto. E i tempi sono molto rapidi, perché prevediamo già in questa settimana di pubblicare il bando. I tempi tecnici che la burocrazia italiana impone, circa 30-40 giorni per completare le pratiche di affidamento. Contiamo che per la fine dell'anno il cantiere possa essere avviato e poi concluso nella primavera del 2023, anche perché dobbiamo provvedere poi alla rendicontazione puntuale e precisa alla Regione Abruzzo. Importante la presenza della categoria oggi della marineria pescarese. Certamente, non si possono realizzare progetti come questi senza condividerli con i diretti interessati. Che cosa accadrà nei locali qui alle nostre spalle? Accadrà quello che effettivamente ci serviva, il vero mercato ittico a ridosso dei motopescherecci. Ormai l'attività commerciale si fa sulla banchina sud, e credo che invece sulla banchina nord, dove attualmente c'è il mercato ittico all'ingrosso, dove c'è il Museo del Mare, lì deve essere la parte culturale del comparto di tutta la città di Pescara. Quindi lì c'è il Museo del Mare, poi sul mercato ittico molto probabilmente ci saranno idee innovative, e io credo che dall'altra parte la banchina sarà la parte storica, qui invece la banchina commerciale. Rivalorizzare la stazione marittima, convertirla in mercato ittico, è stata una scelta politica intelligente e sotto l'aspetto amministrativo importante. Parliamo ancora di mare, ma ci spostiamo qualche chilometro a nord di Pescara, precisamente a Giulianova, dove c'è stato il cambio della guardia al vertice della Capitaneria di Porto Giuliese. Al tenente di vascello Daniela Sutera subentra il tenente di vascello Alessio Fiorentini. Questa mattina il passaggio di consegne. Vediamo. Una giornata emozionante, simbolica, oltretutto veramente significativa, non solo per me ma per tutto il circondario marittimo di Giulianova.
che il consueto appunto passaggio di consegne. Le attività, come ho detto, sono state tante, ripercorrendo, cercando anche di tirare le somme del lavoro svolto, sicuramente tante le attività ambientali, le attività per materia di pesca, ma anche quelle di assistenza e soccorso, soprattutto quest'ultima estate dove i bagnanti e comunque gli utenti del mare sono notevolmente aumentati dopo il periodo effettivamente di stop dovuto al Covid. Sì, adesso la mia destinazione è il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, che è all'EUR a Roma. Beh, io qui a Giulianova ho trovato una situazione fantastica dal punto di vista del personale, dal punto di vista dell'ufficio, dal punto di vista della compattezza anche dei rapporti istituzionali. Ho avuto il pregio e il privilegio di visitare la costa, di interloquire con gli attori istituzionali e ho visto una grande comprensione, una grande sensibilità verso l'amministrazione marittima e sono fiero di essere qui, sono onorato e ritengo che sia un circondario marittimo di assoluto pregio. Sicuramente ripartirò dal punto di partenza che mi ha dato la mia collega Daniela Sutera, ha lavorato bene, ci sono ottimi rapporti, le situazioni in divenire saranno comunque costantemente comunicate, dobbiamo tutelare un lungo litorale marino, più di 60 km di costa, sette sorelle definite tali con sette bandiere blu, quindi abbiamo una serie di compiti che dobbiamo svolgere in routine, tutte le occasioni per migliorare un substrato già altamente elevato saranno comunque messe in campo. Siamo alla cronaca, continua senza sosta l'attività della componente aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, in particolare le Fiamme Gialle pescaresi hanno intensificato i controlli sulle attività di ristorazione che operano in prossimità degli stabilimenti balneari ed infatti durante un sopralluogo in un bar-ristorante sito a Silvi Marina hanno constatato come l'attività fosse esercitata in modo totalmente abusivo perché eseguita in assenza delle previste autorizzazioni commerciali ed igienico-sanitarie. Il locale è stato pertanto chiuso a seguito della specifica ordinanza emessa dal Comune ed il titolare, oltre alla regolarizzazione della struttura, dovrà pagare anche una sanzione prevista nel massimo di 20.000 euro. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, torniamo a Pescara dove il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno targato Movimento 5 Stelle per il conferimento della cittadinanza onoraria a Pescara appunto per Julian Assange. Vediamo. Julian Assange sarà un cittadino di Pescara dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle, in particolare dai consiglieri Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo. Un'iniziativa che nell'assise di Palazzo di Città ha trovato un consenso praticamente unanime. Il giornalista, attivista e fondatore del sito VitiLeaks era salito agli onori della cronaca internazionale nel 2010 per aver rivelato documenti statunitensi scottanti. È un segnale importante rispetto a questa vicenda di Julian Assange, che è umana ancor prima che diplomatica e giudiziaria. È un atto che, per quanto simbolico, comunque dimostra come anche la comunità pescarese voglia unire la propria voce al coro di protesta internazionale che si è sollevato a difesa di Julian Assange, che con la sua attività professionale è diventato un vero e proprio simbolo della stampa libera. Con particolare soddisfazione accogliamo anche l'esito di questo voto positivo. Sono vicende appunto sì profondamente diverse tra loro, ma che testimoniano come la comunità pescarese voglia unire appunto la propria voce a difesa di ideali importanti come questi. Nel caso di Zaki è appunto una questione appunto più politica che di altra natura. Quella di Assange chiaramente dimostra come ideali come la libertà di stampa, di informazione e di trasparenza forse oggi più che mai debbano essere tutelati e difesi. E ora parliamo di istruzione e di scuola, 10 giorni dal suono della prima campanella nella nostra regione, cerimonia simbolica questa mattina a Chieti per l'apertura di un nuovo asilo nido in città. La struttura ospiterà 35 bambini e sarà gestita dalla cooperativa Piccoli Passi Bio di Miglianico. Vediamo. Sindaco, dopo tanti anni riapre un asilo nido a Chieti Alta. Cosa rappresenta questo evento per tutta la cittadinanza?
Allora, rappresenta innanzitutto un programma di grossa utilità per la cittadinanza che da anni ha sofferto la mancanza appunto di un asilo, soprattutto nella parte alta della città. Segna anche un importante obiettivo, traguardo della mia amministrazione, che certamente non si fermerà qui, perché apriremo altri asili intercettando sempre fondi o ministeriali del PNRR oppure anche europei. Ospiterà 35 bambini. È un numero che può essere destinato a crescere? Attualmente no, non può crescere sia per quanto riguarda diciamo i locali, ma anche e soprattutto per il materiale umano rappresentato dalle educatrici, che la legge vuole sia commisurata con il numero appunto degli utenti e in questo caso dei bambini. Posso dire sinceramente che questa giornata, questa apertura di questa nuova realtà certamente ci danno una grande speranza, perché la ripresa degli aspetti di socialità nei bambini sarà sicuramente un elemento estremamente importante per la loro crescita futura. Quindi ci auguriamo di poter proseguire così, con l'apertura anche di nuovi centri, di nuovi asili, di nuove strutture, di nuove realtà che possano mettere effettivamente i bambini in una condizione di vivere una dimensione di socialità al di fuori dell'ambito familiare. Parliamo di estate ormai agli sgoccioli con bilanci per quanto riguarda il turismo a Pescara. È stata una stagione sicuramente positiva per il capoluogo adriatico, lo dicono anche i dati e i numeri in possesso di Confartigianato, ma il direttore provinciale appunto di Confartigianato Pescara, Fabrizio Vianale, chiede l'apertura di un tavolo permanente per quanto riguarda il turismo nei prossimi mesi nel capoluogo adriatico. Vediamo. Un'estate da grandi numeri per Pescara, parliamo di turismo, alberghi pieni, locali pieni. Va bene l'estate, avete scritto in un documento, ma ora bisogna programmare la stagione invernale, quella autunnale, i prossimi mesi, e chiedete un tavolo permanente. È stata un'estate importante, iniziata con difficoltà, ma ha evidenziato una volta per tutte la vocazione di questa città, una città accogliente, vitale e dinamica. E questo non può che far scaturire un'idea di città, l'idea di città che noi abbiamo sempre sostenuto, una città turistica, polo d'attrazione di tutto l'Abruzzo. Questa città però ha un'esigenza adesso, deve vivere 365 giorni all'anno con un turismo, come abbiamo sostenuto, destagionalizzato, puntando per esempio sulla congressistica, sui convegni, turismo culturale, turismo ambientale. Noi per far questo abbiamo chiesto, in realtà lo stiamo chiedendo da tanti anni, dalla precedente amministrazione, un tavolo permanente, fabbrica delle idee, a cui dovrebbero partecipare tutti gli attori, non soltanto le associazioni di categoria, ma anche i trasporti, penso all'aeroporto, al porto, alle ferrovie, le istituzioni culturali, le associazioni e ovviamente con la regia dell'amministrazione. Credo che sia arrivato il momento di un patto tra la città e gli esercenti e gli abitanti. Col turismo noi possiamo farcela. Farcela, ma da qualche mese siete costretti a convivere con una nuova problematica, quella delle bollette. Questo è un problema in più per le aziende. Questo è un problema gravissimo, noi ci siamo mossi sia a livello nazionale e a livello locale e abbiamo aderito a un consorzio per attutire l'impatto dell'energia, e in questa fase noi possiamo soltanto, ecco, attraverso il consorzio dare una mano alle imprese e cercare di far aumentare le entrate per attenuarlo, ma è un problema ovviamente che va risolto anche in modo drastico a livello nazionale. Secondo noi bisogna intervenire subitissimo, ma noi lo stiamo facendo e chiedendo da mesi.
E siamo allo sport, al calcio in particolare, per parlare del Pescara. Con la chiusura ieri del calciomercato, tanti volti nuovi in casa biancazzurra, una squadra praticamente totalmente rinnovata, e ora la parola passa al campo, perché fra due giorni, domenica sera alle 20:30, ci sarà la prima giornata del campionato di Serie C, Girone C, con i biancazzurri impegnati allo Stadio Adriatico alle 20:30 con l'Avellino. Ma sul mercato, sulle ultime ore di mercato e su quelle che sono state le trattative portate a termine dalla società biancazzurra, andiamo a vedere il servizio curato per noi da Andrea Costantini. C'è la volontà di cercare di rinnovare il più possibile. Nella conferenza di presentazione del neotecnico Alberto Colombo, il presidente Daniele Sebastiani aveva manifestato la volontà di rinnovare il più possibile il parco giocatori del Pescara. La missione sotto questo punto di vista è stata compiuta, una vera e propria rivoluzione della rosa che ha chiuso la scorsa stagione. Tra i senior sono rimasti solo in due i difensori Tommaso Cancellotti e Gianmarco Ingrosso. C'è anche Alessio Rasi, che però, non essendo stata trovata una nuova destinazione, finisce fuori lista. Tra i superstiti poi i giovani del Le Monache, il cui cartellino è stato venduto alla Sampdoria, Blanuta e Chiarella. Gli ultimi due si è cercato vanamente di piazzarli nelle ultime ore di mercato. Tra cessioni e fine prestito sono 13 i giocatori in rosa a maggio che non sono più al Pescara. A loro si aggiungono le cessioni dei rientri dai prestiti: Bocic, Belloni, Di Grazia e Borrelli, quella di un giocatore acquistato in estate, Lombardi, e il riscatto di Elisalde. 21 i movimenti in entrata nell'orbita della prima squadra. Rinnovata la batteria dei portieri con l'ex Milan Prizzari titolare ma incalzato da Sommariva, il giovanissimo Daniello terzo. Per la difesa 4 ci sono le coppie a disposizione di Colombo. Sugli esterni Cancellotti e Saccani a destra, Milani e De Marino a sinistra, coi primi che sembrano in vantaggio. Non semplice all'apparenza stabilire solide gerarchie nella zona centrale, con 4 difensori affidabili dall'ultimo innesto, Brosco un ritorno, a Ingrosso, da Boben a Pellacani. Centrocampo un altro ritorno, quello di Luca Palmiero, è stata un'autentica boccata d'ossigeno per Alberto Colombo, che in extremis ha finalmente il regista designato a far girare la squadra con qualità. Craia il possibile cambio in regia, quindi la schiera di mezze ali con Mora chiamato a essere punto di riferimento e leader carismatico del gruppo, giovani con caratteristiche diverse come Giabua e Germinario. Esperienza, quantità e gamba dovranno essere garantite da coloro che torneranno dagli infortuni, il lungo De Gente Crecco e lo sfortunato Aloy, infortunatosi appena arrivato dall'Avellino. Per l'attacco si dovrà capire se Colombo ha intenzione di lasciare definitivamente il modulo col trequartista a vantaggio del tridente classico o meno. Lescano e Cupone sono in squadra dal ritiro di Palena e sembrano le basi solide di questo avvio di stagione, con Colai che per ora pare in vantaggio su un Delle Monache rimasto ai box per settimane. Occhio però agli ultimi arrivati, con Tupta e i più giovani Vergani e Desogus, che potrebbero sovvertire queste iniziali gerarchie. Ora finalmente le attenzioni saranno solo sul calcio giocato, con un avvio subito severo per i biancazzurri che riceveranno l'Avellino all'Adriatico Cornacchia domenica sera. Non ci sarà l'ex Riccardo Maniero ceduto alla Turris. Altri movimenti in extremis degli irpini sono la partenza dell'ex Teramo Gabriele Bernardotto direzione Crotone e l'arrivo dal Montevarchi del centravanti Diego Gambale. Probabile anche la firma nelle prossime ore dello svincolato Marcello Trotta. Non ci sarà un ulteriore ex, Gennaro Scognamiglio, che andrà fuori lista. E noi scendiamo nel campionato nazionale di Serie D, perché si è aperto ufficialmente con il passaggio delle quote l'era di Di Battista a Notaresco. Il neopresidente racconta gli step per arrivare alla fumata bianca e fa anche il punto sulla squadra che domenica con il Matese inizierà la sua avventura in campionato. Jacopo Forcella. Beh, le prime impressioni ho avuto proprio, mi hanno accolto alla grande, proprio ci sono stati festeggiamenti a Notaresco, pure hanno fatto fuochi d'artificio, quindi vuol dire che un segno, credo che l'abbiano lasciato bene. Erano dei problemi, perché l'ex presidente Salvatore ha avuto dei problemi un po' di salute, quindi per un mesetto è stato un po'... mi pare che si è fatto pure qualche giorno di ospedale, però è stato tutto bene, 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 quindi proprio mi pare il 31 che abbiamo fatto tutto il notaio.
lui rimane sempre un po' in quota, però è un'altra quota più, ce l'abbiamo, ce l'ho io direttamente, poi quasi sono 8-9 imprenditori di Notaresco, pure le altre persone non imprenditori fanno parte della società. Beh, la squadra mi è piaciuta perché sia il mister Di Padre che il direttore in generale hanno voluto fare una squadra giovane, è proprio l'idea che avevo io da tanto tempo, sia una squadra giovane che con qualche elemento un po' di esperienza calcistica da un po' di anni. Milano ha fatto pure una bella esperienza, ho visto, per me sai che è la prima esperienza, prenderò sicuramente delle cose di Giovanni, ma io ho fatto anche esperienza con Campidelli, dove prenderò qualcos'altro di Campidelli. Esatto, insieme a tutti e due credo che me la caverò, però l'importante è che c'ho l'appoggio di tutti i tifosi che me l'hanno dimostrato in tutti i sensi, quindi sono contento per questo, sono contento perché c'è la dirigenza proprio, quest'anno è proprio attiva, infatti è l'unica volta che si fanno riunioni quasi settimanale con tutti quanti proponiamo le varie cose da fare e poi alla maggioranza accettiamo quasi tutto. Beh, io mi auguro bene, l'unico problema è che, sai, abbiamo cominciato un po' in ritardo, però ho visto proprio l'impegno dei ragazzi, l'impegno del mister, proprio inaspettato, e del direttore generale, che so che comincia alle 8 di mattina e finisce la sera tardi, perché a me mi chiama alla notte, verso le 11 mezzanotte, il suo Alfredo Natale che mi chiama sempre, quindi speriamo che la prima si va bene bene. E ora parliamo del Teramo, perché la Lega Nazionale Dilettanti Abruzzo è al lavoro per dare una risposta sulla collocazione proprio dei biancorossi in uno dei tre gironi di Lega Pro per quanto riguarda la promozione, considerando anche le problematiche eventuali dell'ordine pubblico, e infine verrà assegnato in sovrannumero il posto alla SD Città di Teramo, che potrebbe essere inserita nel girone B, anche se per le partite interne rimane il punto interrogativo. Per quanto concerne il Bonolis, c'è da risolvere la questione dell'esborso economico, ed ecco perché il presidente della società Eddi Rastelli nei giorni scorsi aveva parlato di una fase di valutazione. C'è anche l'ipotesi del Dino Besso di San Nicolò, mentre potrebbe esserci qualche ostacolo in più causa impegni di altre compagini per il terreno di gioco di Castelnuovo Albomano nel girone B, che sembra essere il più papabile per ospitare i biancorossi, presenti tra le altre le Teramane Mosciano, Rosetana e Morrodoro e le Pescaresi Pianella, Penne e Lauretum. Con questa notizia siamo giunti al termine della prima edizione del TG6, vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione della nostra rete, come sempre alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.